Dopo una ponderata riflessione, Mark prende la decisione di recarsi in direzione nord-ovest, verso Albany. Una cinquantina di miglia di autostrada dissestata li separa dalla città di Albany. È quasi mezzogiorno e la temperatura ha già raggiunto i 45 gradi centigradi. Il caldo torrido e l'asperità del terreno stanno mettendo a dura prova i passeggeri stipati nella corriera. Il convoglio si avvicina lentamente alla periferia di Moran e Cutter, con un cenno, invita Mark a fermarsi. Nella corriera abbiamo 6 persone colpite da un'insolazione ed altre 4 stanno molto male, mormora asciugandosi il viso madido di sudore. Dobbiamo tirarli fuori da questo forno semovente e farli riposare un po' all'ombra. Mark propone di fermare il convoglio a Moran, mentre lui proseguirà verso Albany per verificare se la città è abbastanza sicura. Quando sarà di ritorno, il periodo più caldo della giornata sarà ormai già passato ed il convoglio potrà proseguire senza grossi problemi. La strada verso Albany attraversa una bellissima pianura, dove un tempo pascolavano tranquillamente milioni di capi di bestiame. Ora quella lussureggiante pianura è ridotta a un arido deserto, dove nessuna forma di vita è possibile. La città si trova al centro di questa sconfinata prateria e raggruppa le sue cadenti case di legno intorno a quella che un tempo era la via principale. Mark ferma la Spider un mezzo miglio fuori dalla città e la nasconde in una fattoria abbandonata prima di avviarsi a piedi verso il centro. Il primo edificio in cui si imbatte Mark è l'ufficio in rovina dello sceriffo della contea di Shackleford. Sulla soglia Mark nota numerosi bossoli, segno evidente di una recente sparatoria. Il ragazzo sta per chinarsi ed esaminare uno dei bossoli vuoti quando sente qualcosa di sospetto muoversi sopra la sua testa. Mark si butta sul fianco sinistro e riesce a schivare una pesante rete lanciata dal tetto dell'edificio da 2 banditi dalla faccia impressionante. La rete cade pesantemente a terra, esattamente dove si trovava lui pochi secondi fa. Il silenzio viene improvvisamente rotto dalle urla inferocite di una decina di scalmanati che sbucano dagli edifici circostanti. Sono armati fino ai denti e stanno cercando di accerchiare Mark. L'unica cosa che interessa al ragazzo veramente adesso è fuggire. Si rialza in piedi, comincia a correre lungo un vicolo che costeggia l'ufficio dello sceriffo. I banditi iniziano a sparare e lui cerca scampo svoltando dietro l'edificio. Ma lo attende una brutta sorpresa. Mark si trova di fronte ad un vicolo cieco. Non può perdere nemmeno un secondo. Come un animale braccato, cerca disperatamente una via d'uscita. Si accorge di avere solamente 2 possibilità: una scala di emergenza arrugginita che conduce sul tetto di un enorme magazzino, oppure una porta che entra nello stesso edificio. Se c'è qualcosa che mi hanno insegnato i film d'azione, è che non bisogna mai salire verso l'alto. Formulato questo pensiero, il ragazzo si dirige verso la porta. Ma la porta è chiusa a chiave. Per fortuna è sufficiente un calcio per far saltare la serratura corrosa ed entrare nel magazzino. L'interno è completamente buio e passano alcuni minuti prima che la vista si adatti all'oscurità.
Adesso Mark è completamente cieco e non riesce a vedere né la struttura dell'edificio né il bandito sfregiato che sta avanzando minacciosamente verso di lui, brandendo un gancio acuminato. Solo il rumore di alcuni vetri rotti sotto i suoi passi lo avvertono di una presenza estranea e lo salvano dal primo micidiale colpo. Mark riprende immediatamente l'equilibrio e prima che lo colpisca una seconda volta riesce ad afferrare il pugnale per difendersi. Mark sferza l'aria un po' alla cieca, ma riesce lo stesso a colpire qualcosa. Dal grido di dolore del nemico, Mark capisce di averlo ferito. Indietreggia di qualche passo per cercare di concentrarsi e capire da dove provengono i rumori. Sentendo il rumore di due passi davanti a lui un po' sulla destra, Mark fa sibilare il suo coltello, cercando di affondarlo nella carne del suo nemico. Il nemico colpito cade subito a terra, con Mark sopra di lui. A quanto riesce a capire, il coltello di Mark deve essersi infilzato nella coscia del nemico, il quale, dimenandosi, sferra dei colpi, due dei quali colpiscono Mark sul volto, facendolo rotolare su un lato. Il nemico si rialza in piedi. Mark, con i suoi riflessi fulminei, sferra un calcio raso terra, spazzando le gambe del nemico, il quale finisce nuovamente a terra. Mark sta cercando tentoni intorno a lui, alla ricerca di qualcosa da scagliare contro il suo nemico. Non trova niente e la sua ricerca è interrotta da un oggetto pesante in metallo che gli colpisce il petto. Mark si lancia in avanti e con un balzo è di nuovo sopra il suo nemico. A tentoni cerca la sua gola, trovandola e stringendogliela con una presa d'acciaio. Con l'altra mano sferra dei pugni sul volto. E il nemico cerca di difendersi, sferrando dei calci all'altezza della schiena di Mark. Quando a un tratto Mark si concentra per cercare il pugnale infilzato nella coscia. Lo trova, è ancora lì. Lo sfila dalla carne del suo nemico, il quale emette un gemito di dolore e con la forza della disperazione, tutta la forza che ha in corpo, lo affonda nel petto del suo nemico, il quale emette un sibilo di voce, l'ultimo della sua vita. Il corpo dell'avversario di Mark è a terra, morto, ma improvvisamente un dolore insopportabile gli esplode nella testa. Qualcuno lo ha colpito la nuca con il calcio di un fucile e di colpo le tenebre gli avvolgono la mente. Mark riprende i sensi lentamente, tra violenti dolori. La testa sembra che gli scoppi, ma cerca di mettersi comodo, di sedersi per terra. Si guarda in giro senza capire niente e un poco alla volta capisce che si trova nella cella di una prigione, completamente vuota, tranne che per una panca di legno. La cella è illuminata da una piccola finestra chiusa da sbarre d'acciaio, mentre l'unica via d'accesso è una pesante porta con numerose serrature. Il ragazzo si accorge di non possedere più nulla, né armi, né il suo prezioso zaino. Ma fortunatamente gli hanno lasciato la cassetta del pronto soccorso, la cartucciera e la borraccia. Mark sale in piedi sulla panca e guarda fuori dalla finestra. Lungo l'edificio, che scopre essere l'ufficio dello sceriffo, corre un vicolo che porta lontano dal centro. Sfortunatamente, senza armi né equipaggiamento, non può tagliare le sbarre e scappare dalla finestra. Dopo circa un'ora, Mark sente i suoi carcerieri ridere sguaiatamente nel corridoio. Una chiave entra nella serratura e dopo alcuni secondi la porta della cella si spalanca rumorosamente. Un uomo alto e robusto avanza baldanzoso, è vestito di cuoio, con innumerevoli borchie di metallo lucidissimo. L'uomo guarda Mark con aria sprezzante e con uno sguardo iniettato di sangue. «Sei una spia degli skinhead, vero ragazzo?» Sibila tra i denti mentre accarezza con aria minacciosa il calcio di una pistola appesa alla cintura borchiata. «Quello scarafaggio di Alcatraz ti ha mandato qui per controllarci, vero?» Un mormorio minaccioso si alza nel corridoio dietro le sue spalle. Mark riesce a malapena a capire che i suoi compagni vorrebbero che la questione venisse sistemata con un colpo di pistola in mezzo agli occhi. Quelli di Mark, naturalmente. «O forse l'area di uno skinhead?» «Forse no. Ma se non sei uno di loro, cosa stai cercando qui ad Albany?» Mark gioca d'astuzia scegliendo le parole con molta attenzione. «Sono solo un vagabondo. A corto di cibo e di acqua,
e sono arrivato in questa città per puro caso. Volevo solo esplorarla, nel tentativo di fare un po' di rifornimento. Facciamo che ti credo, ragazzo. Io sono Manhattan, e sono il capo di questa banda, i Kickers. Se dici il vero, ti offro l'opportunità di unirti a noi. Mark non ha scelta. Accetta malincuore l'offerta, nella speranza di trovare l'occasione per scappare appena uscito da questa cella puzzolente. Beh, perché no? Benissimo! Avete sentito, ragazzi? Il giovane qui ha accettato. Preparate il rito. Il rito? E di cosa si tratta? Beh, devi guadagnarti il diritto di essere un Kicker. Devi darci la prova di essere degno di noi. Con un fucile puntato alla schiena, Mark viene condotto nei pressi di un recinto in rovina, dove è radunata tutta la banda. Questo è tutto ciò che rimane del luogo dove negli anni 90 si teneva il famoso rodeo di Albany. Adesso questa squallida arena vedrà l'iniziazione di Mark nella banda dei Kickers. Piantato per terra in mezzo al recinto, Mark vede il suo coltello da caccia, mentre dalla parte opposta, appoggiato con aria di sfida alla staccionata, c'è il suo avversario. È stato condannato a combattere contro di Mark per punizione, per non aver osservato i regolamenti della banda. Non sembra molto contento, perché sa che il compenso per chi perde nel rito è la morte. Le regole della cerimonia d'iniziazione sono molto semplici. Quando sparerò il colpo d'inizio, dovrete correre verso il centro del recinto. Chi si impadronirà del coltello potrà contare su un notevole vantaggio, ovviamente. Il combattimento è all'ultimo sangue e il vincitore sarà dichiarato degno di far parte dei Kickers. Tutto intorno è sceso un silenzio teso. Con tutti i nervi a fior di pelle, Mark aspetta lo sparo di Manhattan. Quando finalmente preme il grilletto, Mark scatta come un disperato verso il suo coltello. Mark raggiunge il centro del recinto e con un balzo felino si butta sul coltello. Riesce ad afferrarlo, ma il suo avversario lo prende per il polso e torcendoglielo gli fa mollare la presa. Il dolore lancinante gli toglie quasi il respiro e Mark indietreggia di alcuni passi per recuperare le forze. Ma in questo modo permette al nemico di impossessarsi dell'arma. Con una risata animalesca, il suo avversario alza il pugnale sopra la sua testa e si avvicina con aria guardinga. Dalle urla d'incitamento della folla, si evince che l'avversario di Mark si chiama Meltdown, il quale sembra molto abile col coltello. Con dei movimenti fulminei, riesce per tre volte a colpire Mark di striscio. Mark deve giocare d'astuzia. Gli gira intorno, studiando i suoi movimenti. E i colpi successivi di Meltdown riesce a schivarli. Scartando di lato un affondo, Mark colpisce il braccio che impugna il coltello, con l'intenzione di farglielo cadere. Ma la presa di Meltdown è salda e il coltello rimane impugnato nella sua mano. Meltdown orma un semicerchio col braccio, aprendo uno squarcio nel petto di Mark. Mark indietreggia di alcuni passi. Si fa seguire, gli gira in tondo e poi cerca di giocare d'astuzia. Affondando la punta del piede nella terra, rialza la gamba di scatto, facendo finire nella faccia di Meltdown un mucchio di terriccio e di sassolini. Colto di sorpresa, l'avversario indietreggia, strofinandosi gli occhi. Mark ne approfitta subito per sferrargli una ginocchiata in pieno volto. La folla esulta e Mark riesce a strappare il coltello dalla mano di Meltdown, torcendogli il polso. L'avversario, con un occhio chiuso e un occhio mezzo aperto, cerca di dare dei colpi alla cieca. Uno di questi colpisce Mark al volto, ma è troppo debole per far vacillare il ragazzo, il quale solleva il coltello e lo affonda nella gola dell'avversario. Meltdown indietreggia, barcollando, con il coltello puntato nella giugulare. Dopo pochi passi all'indietro, Meltdown perde l'equilibrio e con un gorgoglio la sua vita incontra la fine. Mark si allontana dal corpo di Meltdown e si rivolge alla folla esultante. Manhattan gli si avvicina a lunghi passi con il volto raggiante di gioia. Bel lavoro, ragazzo! Mi hai sbarazzato da un temibile rivale.
Sapevo che eri degno dei Kickers fin dal primo momento in cui ti ho visto. Manhattan si avvicina ad un suo aiutante e gli mormora qualcosa che Mark non riesce a sentire. Vai con Tweet. Ti darà qualcosa da mettere sotto i denti e un po' di equipaggiamento. Vieni da me tra un'ora. Ho un lavoro speciale da farti fare. Tweet porta Mark in un motel che si trova nel centro della cittadina e gli dà cibo, acqua e un po' di equipaggiamento che comprende una carabina con 6 colpi, un binocolo, una lima, un razzo di segnalazione, una bussola e un contatore Geiger. Dopo aver mangiato a sazietà ed aver preso tutto l'equipaggiamento, Mark chiede di poter andare in bagno. Tweet gli indica una porta in fondo al corridoio. Sbrigati però! Manhattan non ama aspettare! Mark si chiude la porta alle spalle e rimane finalmente solo. Si guarda intorno e trova quello che sperava ardentemente di trovare, una finestra che dà su un enorme parcheggio. Mark non indugia un secondo di più, con un balzo felino salta sul selciato sottostante. Non passano nemmeno un paio di minuti che Tweet si accorge della sua assenza e dà l'allarme. Nel giro di mezz'ora l'intera cittadina pullula di uomini inferociti che lo stanno cercando, ma lui riesce a nascondersi in una vecchia falegnameria, dove aspetta pazientemente l'occasione per filare via da Albany senza farsi vedere. Mark è accovacciato dietro una pila di tronchi. Il cibo era troppo salato e ha una sete bestiale. Con l'aiuto delle prime ombre del tramonto, Mark riesce a scappare da Albany e fortunatamente ritrova l'auto dove l'aveva nascosta alcune ore fa. Non perde un attimo di tempo, mette in moto e si allontana il più velocemente possibile. Quando Mark arriva a Morgan, scopre che i suoi amici lo stavano aspettando preoccupati. Ormai il ritardo era diventato consistente e temevano che Mad Dog Michigan e i suoi scagnozzi lo avessero preso prigioniero. Mark racconta cosa gli è successo e tutti concordano che con l'avvicinarsi della notte è troppo rischioso continuare il viaggio. La notte trascorre tranquilla e senza problemi e dalle prime luci del giorno il convoglio parte verso Abilene. Percorrendo il letto arido e sassoso dell'Abar Creek, il gruppo si dirige a sud-ovest, verso l'autostrada 20. Poco dopo mezzogiorno raggiungono l'autostrada e all'orizzonte, a non più di 5 miglia, scorgono la periferia di Abilene. Il cielo sopra Abilene è oscurato da nuvoloni carichi di pioggia e hanno cominciato ad addensarsi fin da mezzogiorno. Inizialmente l'arrivo inaspettato di queste nuvole aveva suscitato grande allegria all'interno della comunità. Finalmente si poteva sperare nella fine della siccità e un po' di refrigerio da quel tremendo calore. Sfortunatamente le loro speranze vengono ben presto frustrate. Il gruppo ha appena raggiunto la città quando un forte vento inizia a soffiare da nord, investendo violentemente il convoglio. Nel giro di mezz'ora, il gruppo è nel bel mezzo di una bufera di polvere e sabbia che minaccia di spazzarli via. Sono troppo esposti e stanno rischiando di venire travolti. Alla prima occasione si allontanano dall'autostrada sopraelevata alla ricerca disperata di un riparo dalla tempesta. Il pericolo che la sabbia penetri negli ingranaggi del motore è la loro principale preoccupazione. Ciò potrebbe causare danni irreparabili ai veicoli e potrebbe compromettere definitivamente il loro viaggio. In mezzo alle raffiche di vento e sabbia, Mark riesce a distinguere le indicazioni di quello che una volta era un liceo. Con un cenno indica a Cutter di seguirlo nel cortile interno della scuola, ma la tempesta aumenta di intensità e il gruppo deve assolutamente fermarsi prima ancora di riuscire a intravedere l'edificio. I compagni di Mark scendono rapidamente dai veicoli e a testa bassa contro il vento impetuoso vengono condotti quasi alla cieca in fila indiana da Mark verso la porta principale della scuola. Fortunatamente l'edificio ha ancora un tetto e 4 pareti, un rifugio adeguato contro la tempesta. Tutti si stanno sistemando all'interno, quando zia Betty Ann decide di fare l'appello per assicurarsi che non si sia perso nessuno. Ma Rosita Rodriguez la interrompe, ancora prima che cominci, urlando disperatamente. Maria! Dov'è la mia Maria? L'abbiamo persa! Una veloce perlustrazione all'interno della scuola non dà alcun frutto. La piccola figlia di Rosita non c'è. Era con i suoi genitori quando sono scesi dalla corriera
e perciò non può essere molto lontana. Ma la tempesta ha raggiunto una violenza incredibile e tutti si rendono conto che le probabilità di sopravvivenza della piccola Maria sono pressoché nulle. «Ci servono 3 volontari che vadano alla ricerca di Maria!» propone zio Jonas. «Vado io, zio Jonas!» «Verrò anche io con te, Mark!» «Potrai contare anche su di me, Mark!» «Avrai bisogno di uno di questi!» mormora Pop Ewell, porgendo a Mark un ricetrasmettitore CB. «Non servirà a nulla a trovare Maria, se poi non riuscite a tornare qui!» Mark mette l'apparecchio nello zaino. «Grazie, Pop!» «Bene, organizziamo la ricerca!» «Prima di uscire dalla bufera, sintonizziamo i nostri apparecchi sulla stessa frequenza per mantenerci sempre in contatto radio. Zio Jonas sintonizzerà il suo su una frequenza differente, così noi potremo usare il suo apparecchio come punto di riferimento per ritrovare più facilmente la base. Perlustreremo l'intera zona, così aumenteremo le possibilità di ritrovare la piccola Maria. Comunque la struttura dell'edificio ha impedito a Maria di dirigersi verso sud, quindi ci rimangono 3 direzioni. Ora tocca a te decidere il destino di Mark Phoenix. Mark, Cutter e Kate vanno alla ricerca di Maria. Ma quale sarà la direzione giusta? Dovrebbero andare verso nord, verso ovest o verso est? Fai la tua scelta e scrivila in un commento sotto al video. La decisione più votata verrà raccontata nel prossimo episodio di Guerrieri della Strada!